Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se mi vedrete per una serie di video vestita così è perché non è che non mi cambio, perché ho girato tutti i video nel medesimo giorno. Perché per fortuna i miei sono andati via. Non so perché sto girando in camera che fa un caldo boia, ma forse perché ho appena lavato il pavimento e sto facendo prendere aria alla stanza prima di chiuderla di nuovo in catacomba. Perché se lo chiedete sì, io chiudo tutto perché vedete ci punta proprio il sole diretto. Terribile, vado a rimettere il condizionatore. Partiamo con il video, ovviamente non sto parlando di condizionatore, ventilatore, ti prego, sventola. Sve niente. Ho ventilatore sia su che qua. Ho alzato un quintale di polvere, quindi non starnutisco perché stamattina ho brutto la stanza. No, è passato, però posso. Allora, dico dopo. Io parlo, i cani abbaiano. Insomma, è una cosa fatta apposta. Devo cambiare anche la tovaglia che c'ho sul tavolo perché ha dei fili. Si sa perché si è spulciata. Allora, secondo che io sistemo le inquadrature quando faccio i video. Ecco, così più bello. Allora, come potete vedere, se vedete che ho del colorito addosso perché sto andando appunto in piscina. Sto andando sfortunatamente non al mare perché ho scoperto per andare in Liguria. Forse ci andrò a settembre-ottobre quando ci sarà la neve. No, scherzo, però. Se riuscirò, magari bisogna prenotare praticamente quasi non dico un mese prima. Però se non lavorerò ancora, prenoterò un po' prima, perché settimana c'è più speranza. Filo bianco. Ho preso tutto l'occorrente, tra l'altro, per fare la crepa sogni che ha fatto. Vi invito a guardare il video, se riuscirò ve lo lascerò sotto nell'info box, nella descrizione, che nessuno caga. Ha fatto praticamente un tutorial, empatia, che sarebbe Claudia, su come fare una crepa sogni. Io ho tutto il materiale pronto. Il problema è che ci vuole solo la voglia. Volevo farlo con il mio ragazzo perché era più divertente. Magari se riusciamo un giorno lo faremo. Volevamo farlo ieri, ma tipo ero cotta, ero brustolita perché il giorno prima sono andata in piscina e quindi avevo male dappertutto. E quindi è una cosa un po' così cane. E, beh, bando alle sciane. Ce la posso fare io, sì. Ce la possiamo fare. Forse, sì. Mando le ciance, allora, di cosa parliamo in questo video? Allora, vi farò vedere poi, ovviamente. Allora, inizierò a fare dei video polemici, perché mi piace. Iniziamo così l'estate, con i video polemici. Allora, sono andato appunto domenica 5. 5 luglio. Insomma, in che cazzo di mese siamo, sarà bene. Allora, bellissima, appunto, farò vedere poi un video molto figo. La cosa che mi ha fatto incazzare parecchio e che tutti ci lamentiamo con il problema di questo virus che non nominerò perché sennò se nomino il virus poi lo stato ci tiene nel mio video, non mi fa incazzare. Allora, mi ha fatto incazzare la cosa che io ho e la mia amica Sara, che saluto. Ciao gnocca! Siamo andate a Blue Paradise, che si chiama Orbassano, perché non lo sapesse, a Torino, è molto carina come piscina, non è grandissima, cioè, rispetto a molte piscine tipo Asti Lido, le cupole. Cioè, non è un parco acquatico comunque grande, ma non enorme. Siamo entrate proprio all'inizio, cioè prima che aprisse, apre alle 10, un po' tardi, no? Però noi verso le 9 eravamo lì già davanti a fare i biglietti, perché devi fare il biglietto per l'entrata e prenditi il lettino e l'ombrellone se lo vuoi. Perché per tutto il resto abbiamo chiamato comunque anche giorni prima per sapere se bisognava prenotare per essere appunto del virus. Penso di questo problema che abbiamo adesso, chiamiamola così. E niente, ci hanno detto semplicemente di andare a fare la fila, entrare normalmente, fare i biglietti. Vabbè, tutto ok, fino a là. Andiamo appunto molto prima, entriamo, facciamo i biglietti, abbiamo preso noi, abbiamo preso anche un ombrellone con due sdraio, più o meno vicino, cioè non c'era nessuno, infatti ce le siamo pure scelte. Abbiamo appena aperto, piscina bellissima, molto pulita, non c'era un filo di cloro, penso, in quella piscina. C'era pochissimo perché i miei occhi sarebbero lampanati. C'era pochissimo cloro. Era gelata l'acqua, proprio non andava bene. Quello andava bene. Era un trauma entrarci. Però la cosa che mi ha fatto incazzare, io ve lo dico testualmente, non mi vergogno a dirlo. Cioè, non. Perché magari dicono, ah, ma sei un infame di merda, eccetera, eccetera, queste cose qua. Allora, noi siamo entrati e tutto. Ci siamo iniziati a fare. C'erano anche gli scivoli. Perché chi non conosce il Blue Paradise, vi lascio poi sotto il link se volete. Comunque, basta che cercate Blue Paradise su internet o basta, lo trovate. Carino. Comunque, tutto bene all'inizio, ci sistemiamo sulle sdraio, tutto. Mi metto 4 kg di crema solare per non ustionarmi, anche se comunque, mi sono comunque, non dico bruciata, ma comunque non è servito un cazzo. Però
Vedete, se spunta il sole si vede che sono di un altro colore. E la cosa che mi ha fatto incazzare è che praticamente andava tutto bene. Verso mezzogiorno inizia ad arrivare altra gente, vabbè. Normale, la piscina, c'è gente. Passa ancora tempo e tempo. Da mezzogiorno alle 2 è arrivata tutta Torino. La cosa che mi ha fatto incazzare è che nel pomeridiano, io capisco che esiste anche il pomeridiano, paghi di meno, paghi ridotto, però non puoi. In questa situazione dove ti dicono un metro di distanza, io non è che tipo un metro di distanza che se ne fotte, però quando guardate poi il videolog vi farò vedere anche delle immagini dove vedete le persone che sono a 10 cm da me, hanno fatto continuare a entrare persone, che tant'è che al pomeridiano non è possibile fare il bagno perché c'era tanta di quella gente e l'acqua era diventata una merda, era piena di tutta la roba di sto mondo, cioè il nome del virus che non posso pronunciare te lo bevevi praticamente ormai. Era piena di gente, continuavano a farli entrare perché io e Sara eravamo sulla scalinata per andare sugli scivoli. Se andiamo sugli scivoli io a 20 anni. Stavo facendo gli scivoli, continuavano a far entrare gente. Anche quando poi noi siamo andate a mangiare, perché comunque lì è nell'erba, quindi si può mangiare tranquillamente, ci sono i cestini, ma basta essere civili e avere una busta dietro come abbiamo fatto noi e buttare la spazzatura non per terra. Stavo mangiando, a un certo punto Sara fa una soffiata ai carabinieri perché questa cosa non è normale, cioè potevano far entrare gente, tant'è che io vicino a me avevo persone per terra, gente che io per andare in bagno vedevo che era accampata all'ingresso, gente con lenzuoli ovunque, cioè dopo pestavi la gente per terra, non ti, poi all'ingresso non ti chiedevano né se era una tua amica, tua sorella, se eravate imparentati, nulla, ti misuravano solo la febbre con una pistola come scarica. È scomparso sul cazzo su tutta la tenda, vabbè. Comunque ti smisurano solo la febbre, poi fine della storia. Che potresti avere anche l'insolazione, avere la febbre per i cazzi tuoi, ma lasciamo perdere. E niente, per il resto non ti dicono nulla. Cioè la mascherina io l'ho tolta appena sono entrata. Ti danno un foglio, ti danno solo lo scontrino per pagare tutto, non ti chiedono un cazzo, tu potresti anche stare con un estraneo nella cosa, vabbè. Comunque, la piscina era, cioè, la piena di bagnini, era controllata, non ci hanno mai rubato nulla su quel punto di vista. Sto dicendo, appunto, sto proprio analizzando il punto di vista di come hanno trattato il tutto in questa situazione. Comunque, che siamo usciti da una quarantena, si sono dimenticati che ci sono stati i contagi, queste cose, si sono dimenticati di tutto. Tant'è che, infatti, eravamo tutti ammassati. Per gli scivoli, eravamo tutti ammassati per le file, per le code, contando che comunque la mascherina nota che entri, non te la metti mai più, né al bar né in un altro caso, la mascherina ti dimentichi, sembra che non ci sia mai esistita questo problema. Questo virus tutto tranquillo. Continuano ad entrare gente, noi abbiamo capito i carabinieri, la cosa divertente, io vi giuro, l'ho chiamata, io ho dato il mio nome e cognome, perché poi nemmeno in forma anonima poteva rimanere, quindi chi se ne fotte, si è detto nome, perché tanto possiamo risalire al telefonino, ma magari uno vuole fare una telefonata senza che la piscina lo sappia, a sto punto lo saprà anche, ma è fatto un cazzo perché non si può fare così senza offesa. Capisco che siete in un momento di crisi, volete fare i soldi, ma non potete far entrare. Non ho il Covid, l'ho pure detto, fantastico. Vabbè, non ho il. Non ho niente, mi è andata di 3 persone saliva. Comunque, la cosa che mi ha fatto incazzare è la tosta marea di gente. Poi c'era la regola che vige come è sempre stato di farsi la doccia prima di entrare in vasca, chi se ne fotte, nessuno la rispettava. Perché l'acqua era fredda, oh mio Dio, e l'acqua della piscina com'è calda. Comunque lasciamo perdere. C'è anche il spogliatoio che ti potevi fare la doccia, io lo faccio sempre prima di entrare, ma a prescindere, anche se mi tolgo la crema. Però va bene lo stesso. E tralasciamo quello. Gente comunque che è iniziata ad entrare dopo l'ora di pranzo è diventato ancora peggio. Non mi ha fatto segnalazione, ma segnalazione che mi ha fatto ridere. È che adesso il numero unico di emergenza della polizia mi hanno passato i carabinieri. E i carabinieri dopo quanto. Ma lei è lì? No, io ipotizzo. Perché sono una chiaroveggente che ci sia tanta gente al Blue Paradise. Certo che ci sono lì. Secondo voi come faccio a sapere che c'è tanta gente? E che secondo me potrebbe essere, era aggregazione, cioè non eravamo un'aggregazione, eravamo una massa di gente accatastata in una piscina. Che veramente, uno lì se era sano, non era più sano, quello è sicuro. Ma poi la cosa più divertente, che non è finita qua, aspettate, è la mia avventura, fantastica, scriverò questa, l'Italia fa schifo. Scriverò così. Poi magari ci farò un video a parte su quell'altra storia, comunque.
Niente, chiamiamo appunto, io chiamo i carabinieri perché se no mi fa chiamare, visto comunque tutti i ventenni perché sono più grande rispetto a Starlet, vabbè, chiamo, sempre con lo stesso nome comunque. Chiamo tutto, mandiamo una pattuglia appena la macchina è libera. Mai visti, non so se sono mai comparsi, in borghese o se erano insieme a noi a fare il bagno. Sono mai passati, sento solo verso le 5, le 5 del pomeriggio, verso le 5 qualcosa, quando eravamo sempre sugli scivoli, i bagnini che con walkie-talkie dicono, ma continuano a far entrare gente, non riescono a bloccarla. Basta chiudere la porta, vedi che la gente non entra più. Fai solo uscire e non fai più entrare. Oh, se vedi che gente se ne va, fai entrare. Basta mettere gente accampata. Tra un po' c'era gente che era accampata sotto un ombrellone gigante con le lenzuola con i cuscini. Tra un po', dai. Cioè, io non sono andata nemmeno nell'altra parte. C'era la piscina e quella più alta, enorme. Cioè, come se nulla fosse. Cioè, io posso capire che un'impresa commerciale voglia guadagnarci e tutto. Io la posso anche capire, magari in pete, ma cazzo, avete appena aperto da poco. Cioè, poi dicono: gli italiani non seguono le norme, non seguono le regole. Cioè, allora, noi italiani, io personalmente ho sempre seguito le regole. Tant'è che in pool metto la mascherina, mi metto anche questi cazzo di guanti, devo mettermeli. In piscina, se c'era da mettere una cosa, la mettevo, e tutto il resto, mantenevo anche la distanza, ma. Cazzo, anche mentre facevamo la fila per gli scivoli, nessuno che se ne poteva la minchia. Cioè, proprio zero. Buongiorno, tende. Cioè, ca posso capire. Cioè, avete un tot di sdraio? Avete un tot di spazio? Non dico che dobbiamo stare per forza tutti a 14 metri di distanza. Però non fate entrare tutta sta gente. Cioè, in acqua non si poteva stare. A parte che era lurida dopo un po'. Il cloro non era nemmeno così tanto alto perché comunque ieri sera siamo suscettibili al cloro, non era manco così tanto alto, quindi disinfettante, manco. Cioè. Poi, perché era pieno di bagni. Ripeto, di per sé il parco era organizzato, ma non era organizzato per la situazione dopo una quarantena. No, assolutamente no. E a me dispiace perché comunque come parco è anche bello, io ci volevo tornare. Però cazzo, ogni volta dobbiamo fare l'aggregazione. Cioè, poi dicono: ma è colpa degli italiani che non rispettano le regole, è colpa delle strutture, è colpa proprio dell'Italia, del governo, del Piemonte. Perché non è solo una cosa che dicono: poi chiudiamo Torino. Perché non è solo il problema della piscina, perché non vi ci farò anche il problema dei pullman. Perché io non contento, dopo che mi sono fatta la doccia, tre docce aperte e due gabinetti sporchi, lasciamo perdere anche quello in piscina. Che se andiamo velo pietoso, dopo che mi sono fatto una doccia veloce, che tanto me la sono ripiata a casa perché alla fine lasciamo perdere. Se cazzo di tende, tombate come volevano. Prendo il pullman perché io non ho la macchina, me l'hanno bloccata per vista storia. Qua devo ancora dare l'esame di guida, l'esame di teoria. Prendiamo il pullman, saliamo sul 5 dopo che arriva una ventina, mezz'oretta. Con tutti i borsoni, tutto schiacciati, ma veramente schiacciati. Io sarà l'ottava segnalazione che faceva la GTT. Eravamo schiacciati dentro, del tipo che altro che un metro di distanza. Avevamo tutte le mascherine, per carità. Ma dopo morivamo soffocati. Io ero attaccata così alla mia amica e a un estraneo, con tutti i borsoni, che se sfrenava andavo contro la gente. Infatti, io mi scusavo, ma purtroppo non potevo reggermi a nulla. C'avevo lo zaino da una parte e la borsa frigo dall'altra. Era inumano. Meno male che ho dovuto fare poche fermate perché sennò veramente morivo. Stessa cosa si ripete in altri pullman. Questo però video a parte perché veramente è una cosa assurda. Perché poi cosa succede? Gente che litiga, gente che dopo se mena. E tutto perché? Perché a Torino fanno passare i pullman ogni mezz'ora. A posto di incentivare i pullman, di aumentare le corse e di non far salire le persone. Cioè uno si è messo ad urlare, non far salire Cristoforo Colombo sul pullman, non fermarti, fermati solo per far scendere le persone. Se le persone scendono, fai salire. Se già non ci siamo, che cazzo continui a far salire gente? Cioè l'Italia, veramente, ma io parlo di Torino, poi non so il resto dell'Italia. Torino fa schifo. Io aderò anche ad Orbassano, Torino, ma il Piemonte in generale penso, poi non so ad Asti come funzioni. Io parlo di Torino e provincia. Fa schifo. C'è una gestione di merda, non è colpa nostra, è colpa della regione. È colpa del comune di Torino, non so di chi cazzo si occupa della GTT, delle piscine, dei luoghi pubblici. Sono state in motorizzazione, la gente non sa fare la fila. C'è un cazzo di numero, mettetelo come fanno in farmacia adesso da me. Cioè, nel mio quartiere abbiamo i numeri, abbiamo comunque un ordine. Davanti in motorizzazione civile, stessa storia. Eravamo tutti ammassati.
La regola era quella, poi farò altri video per ogni cosa, per ogni categoria farò una regola, farò, sì, per ogni categoria farò diciamo, un commento perché mi sono rotta i coglioni questa situazione. Poi a ottobre finiamo tutti in quarantena, no, perché? Perché è colpa nostra, eh. No, non di come organizzano Torino, le città, Mezzogiorno, è colpa nostra, è colpa nostra. Io mi imbacucco con tutte le cose, mi disinfetto, poi mi cadono le mani. Tutto il resto, mi pulisco pure le scarpe sotto, lavo i pavimenti tutti i cazzo di giorni, mi metto la mascherina e tutto il resto, e poi colpa nostra. Colpa nostra. Dio, hashtag colpa nostra. Se veniamo in quarantena, io vi sputerò in faccia, ve lo giuro. Prima faccio il lampone, vedere se c'ho il corpo, se c'ho quello che dite voi. Poi vi sputo in faccia, però. Mi sono rotto il cazzo. Che poi dicono è colpa degli italiani, è colpa di questo, questo. Non è colpa nostra, è colpa di chi organizza le cose. Poi ci sono anche altri soggetti, lasciamoli perdere. Però soprattutto è colpa di come organizzate le cose. Almeno nella mia città fa schifo. È organizzato tutto di merda. Non so se è dell'Italia, ma ho sentito che hanno chiuso delle regioni, il motivo ci sarà, no? Quindi, visto che io in metro porto la mascherina, anche se soffoco in pullman, anche se non c'è l'aria condizionata, porto la mascherina. Se metto i miei guanti me li metto, se mi igienizzo le mani 80 volte anche col mio, perché ce l'ho pure là dietro, sono piena di mascherine, piena di guanti, piena di sti cazzo di disinfettanti. Se io rispetto le regole, perché voi non le fate rispettare? Siete voi che dovete darci l'esempio. Quello che mi fa incazzare. Io ieri ho aspettato il 71 insieme al mio ragazzo sotto il sole, che era già bruciato il mio, c'è un cespuglio della minchia che manco potano i cespugli. Per un'ora e mezza i 71. E quando è arrivato ce n'erano due attaccati. Due attaccati. E vi ho detto tutto. Poi colpa nostra, mi raccomando. Colpa nostra. I servizi qua già fun non funzionavano prima, ora fanno ancora più schifo di prima.